di commedie non ne ho fatte molte, ma alcune sì. Penso per esempio alle commedie che ho fatto con Giovanni Veronesi. Mi sono divertita tantissimo e adoro lavorare con Giovanni. Poi ho appena finito. Insomma, uscirà fra poco in Italia, credo, questa commedia americana che ho fatto, Mozart in the Jungle, una serie televisiva molto divertente, che però dà anche modo di pensare. E credo che noi in Italia, anche siamo maestri, no, nel creare queste commedie che fanno riflettere, perché dietro il sorriso molte volte si possono anche raccontare tante cose, con tante metafore. Senti Monica, per le donne belle e stupende come nel tuo caso, però la comicità in genere, no, è un terreno che certe Più volte, complicato? esatto, più Sì, però complicato. insomma, se pensiamo a attrici come Monica Vitti, che sono passate dal cinema di Antonioni a delle commedie ed erano, cioè, Monica era bravissima in tutto. Oppure anche Anna Magnani, che c'era questa cosa, no? Sì. Questa verve forte che poteva anche far sorridere, poi era capace di rappresentare il dramma come nessuno. Quindi, La insomma. bellezza a certe volte può diventare, no, in qualche modo un ostacolo, bisogna fare una grandissima fatica per dimostrare che oltre ad essere così belle si è anche molto brave. Tu naturalmente nella tua carriera l'hai dimostrata, ma questa cosa l'hai vissuta? L'hai vissuta? È stata pesante? Ma è stata pesante, io penso sempre che la bellezza è comunque un regalo e lo dico sempre questa cosa, poi bisogna saperla usare perché altrimenti è come un boomerang che ti ritorna contro, questo sì. Però comunque le donne belle nella commedia le abbiamo sempre viste, penso anche a questo film divertentissimo con Alberto Sordi e Silvana Mangano, Scopone Scientifico, no? Era Era una Mangano stupendo, beh, meravigliosa. era stupendo, infatti. Le donne, le dive, eccetera, si lamentano spesso del fatto che ci sono pochi ruoli belli scritti appunto per le attrici, che in genere tutti i film poi ruotano invece intorno alla figura Maschile. maschile. Tu con questo hai Io avuto a non che lo so, fare? guarda, voglio essere positiva, però ho proprio l'impressione che le cose stanno cambiando. Credo che siamo davanti ad una rivoluzione per le attrici. Penso a Isabelle Huppert, Sì. comunque che ha fatto un ruolo meraviglioso Stupendo. e dove c'è ancora una sensualità fortissima. Penso a Helen Mirren, penso a Judi Dench, penso a Charlotte Rampling, penso alle attrici che nomino sempre, Natalie Bay piuttosto che Catherine Deneuve, e mi rendo conto come a Julianne Moore, quindi parlo di tutte queste Sì. attrici che comunque Non sono americane, proprio nella inglesi primissima fase o della carriera. francesi hanno la possibilità di esprimersi in ruoli meravigliosi, quindi penso che siamo veramente davanti a una rivoluzione e a un cambiamento. Tra pochi giorni è la festa della donna. Secondo te la festa della donna ha ancora un valore? Che significato ha? Che cosa bisogna fare adesso per far sì che abbia davvero un significato? Ma penso che forse la festa della donna bisognerebbe farla tutti i giorni, perché penso che la donna ha la capacità dell'amore universale e che forse è la donna prima di tutto che deve rendersi conto della forza che ha, questa forza che sta sempre schiacciata negli anni e che piano piano le donne si stanno risollevando da questo stato in qualche modo di schiavismo che Sì. abbiamo vissuto. Però voglio anche pensare, e quello che si sta vedendo, che c'è una vera nuova complicità, credo, fra l'uomo e la donna. Forse la guerra dei sessi in qualche modo si sta calmando Sì. e c'è più collaborazione. E si vede anche Forse. nelle giovani coppie, nel riguardo i figli, dove comunque gli uomini aiutano le donne molto di più di prima. E le donne stanno entrando nel mondo del lavoro sempre di più. Quindi c'è una comunicazione nuova Forse che hanno renderà i nostri l'orizzonte. figli migliori. C'è un armistizio, È così, probabilmente. io credo che questo armistizio deve avvenire perché altrimenti siamo sempre di fronte a una distruzione che diventa sterile. Tu hai due figlie femmine, quindi questo problema e a questi problemi anche con la prospettiva del E come futuro. dice Monicelli, speriamo che sia femmina. Esatto. Quindi a loro che cosa, qual è la cosa più importante che tu vuoi che loro apprendano e Di capiscano? rispettare se stesse.
che credo che è la lezione di cui noi donne abbiamo bisogno. Siamo sicurissime che glielo farai capire. Speriamo. Grazie.